Ciao, oggi ti parlo di quali sono le caratteristiche che devi valutare nella ricerca del personale, soprattutto se stai cercando una figura junior, ok? Tutto questo dopo la sigla. Ciao, io sono Mirko Galassi di webenjoy.net e maniaputar.com. E mi occupo di digital da 20 anni, negli ultimi 10 come imprenditore e nei precedenti 10 come tecnico. Oggi parliamo di come devi fare per selezionare una figura junior per la tua attività, soprattutto stiamo parlando di una figura dipendente, ok? Quindi una figura a cui tu delegherai i task e l'attività che devi fare. Nel farlo ti voglio anche raccontare qual è stata la mia esperienza e del perché quando i clienti mi chiedono di aiutarli nella ricerca del personale, nella selezione dei candidati, io tendo a rifiutare questo incarico. E ti dirò, mi è stato chiesto già da anni che mi chiedono, ma conosci la figura giusta da propormi? Hai qualcuno che mi puoi consigliare? E via dicendo. Il fatto è che inizialmente non avevo queste figure, quindi non conoscevo delle persone che volevano fare i dipendenti per clienti, per i miei clienti, perché ovviamente essendo io un imprenditore, un libero professionista in quest'ambito, ho più collegamenti con figure che sono allo stesso tempo o degli imprenditori o dei liberi professionisti. E quindi le persone che in qualche modo hanno collaborato con me e oggi non collaborano più è perché c'è stata, diciamo, un cambio di programma o da parte mia o da parte loro, e quindi sono persone che non mi sento di consigliare ovviamente direttamente alle aziende dei miei clienti per determinate ragioni. Ma posto questo primo, insomma, fatta questa prima premessa, entriamo nel merito di qual è, insomma, la storia che ti voglio raccontare oggi. Ed è quella di un cliente che mi piaceva tanto perché era una persona con cui avevo un ottimo rapporto umano, parlo di un rapporto umano, mi piaceva, era una persona è una persona coraggiosa che fa delle cose interessanti, grandi, diverse dal solito. Quindi quel tipo di cliente che ama osare, ok? E quando fai un progetto con una persona di questo tipo, sai che questo progetto è destinato può avere un grosso successo. Diversamente, la maggior parte dei progetti che si possono trovare sono sempre fatti, tenuti con i cordini, quindi c'è sempre tanto timore da parte dell'imprenditore e anche tu, cioè, insomma, per quanto puoi dedicarti a questo progetto, sai che comunque il limite e il coraggio dell'imprenditore, cioè del tuo cliente, è quello che poi fa sì che questo progetto possa avere successo oppure no. E detto questo, questo cliente mi chiede di fare un e-commerce, ok? Che doveva essere fatto su scala europea, quindi si voleva vendere prima di tutto in Europa, poi l'idea era quella di vendere anche in Asia, e forse poi ci sarebbe stata la possibilità di vendere in tutto il mondo. Allora, quando ci sono progetti così ambiziosi, è chiaro che una struttura piccola come la mia non può far tutto da sola e in questo caso io tendo a coinvolgere delle agenzie più grandi che hanno ovviamente anche, co che io conosco e con cui collaboro da anni e che hanno poi anche una case history molto importante alle spalle, cioè lavorano con marchi importanti, con progetti, insomma, di un certo calibro e che hanno vinto anche determinati premi. È ovvio quindi che anche l'entità e il costo del progetto varia da quello che può essere
la cifra che ti può dare una piccola agenzia di paese a quello che ti può dare una premiata azienda, okay, di Milano con tutti i premi alla mano e tutti questi clienti, e con tecnologie che ovviamente sono un po' anche più costose. E quindi si decide di fare un progetto con Magento, tutto utilizzando comunque come base un tema pronto che poi viene sviluppato in ottica UX, okay, di user experience, e ovviamente con un minimo ovviamente di SEO, di cui però la parte progettuale della SEO era su un altro progetto. Quindi questa entità progettuale era suddivisa su due parti, una parte di sviluppo e una parte di promozione, in cui rientravano dentro la SEO on, okay, quindi la SEO on page, e tutta la parte di link building, sviluppo sui social, AdWords, eccetera, eccetera. Per un totale iniziale soltanto del sito, che doveva avere la realtà aumentata, dovevi poterti provare gli occhiali, perché di fatto si trattava di un sito di occhiali, te li devi provare via cam, eccetera, eccetera. E quindi iniziamo questo progetto. A un certo punto facciamo subito notare al cliente che per poter fare il progetto c'è la necessità, ovviamente ci sarà la necessità, anzi, per poter avere un e-commerce di questa entità ci vuole sicuramente una persona che lo gestisca. Non possiamo pensare di fare un negozio e che non ci sia una persona che riesca a gestire questo e-commerce. E quindi inizia mi viene chiesto di fare la selezione del personale. Allora, siccome il cliente c'era veramente un gran rapporto con questo cliente, mi piaceva molto il progetto, era molto c'era un'entità importante, insomma, e mio malgrado ho deciso di dedicarmi a questa cosa, perché il cliente non voleva figurare nel fare gli annunci in prima persona, e poi mi dicevo: guarda, io non sono in grado di selezionare questa persona, per favore fallo tu. E allora inizio a fare la selezione, metto gli annunci. Ovviamente non ho voluto andare con una agenzia di recruitment, mi fanno fare la cosa a me. Mettiamo gli annunci su un portale adeguato e mi arrivano 50 candidature circa. Tu capisci che smaltire queste candidature rispondendo alle persone richiede tempo, no? E quindi c'è stata prima una selezione vista dal curriculum, a seconda dei requisiti che cercavamo per fare questo tipo, alla ricerca di questo tipo di profilo, e sulla base dei curriculum che ho ricevuto, e anche delle risposte che ho ricevuto, cioè non tutti magari rispondevano, non tutti rispondevano seguendo un iter che avevo dato, e avevo dato il motivo per cui avevo dato questo iter è perché avevo necessità di trovare una persona che seguisse i task, che fosse una persona a cui delegare delle attività, non che facesse i cavoli suoi, ok? Non che decidesse lui quando attivarsi, come attivarsi, e che fosse, diciamo, un po' indipendente. Non cercava una persona indipendente, cercava una persona che seguisse le istruzioni che impartivo. E ovviamente una parte di queste persone non seguiva, non ha seguito perché non era di indole, e una parte invece le hanno seguite, e quindi avevano quasi tutte le carte in tavola per venire a fare il colloquio. Alcune di queste persone, secondo me, non erano adeguate per fare il colloquio, ma hanno spinto per venire a fare il colloquio. Cioè, hanno iniziato a dire: ma dammi la possibilità, fammi venire, eccetera, eccetera. Ora, cosa faccio? Ho selezionato una serie di persone, in totale 7, che inizio a vedere. E tra cui anche coloro che avevano spinto, no, nel venire a fare il colloquio. E come sai, la prima cosa che io faccio nel momento che tu mi presenti un curriculum, se
soprattutto se io ti chiedo di avere determinate caratteristiche, tipo, non so, la capacità di gestire un tot di numero di pagine Facebook, perché serviva, io ho necessità di una persona capace, che avesse comprovata capacità nella gestione di profili Facebook e pagine Facebook fan, intendo, di una certa entità. Quindi se tu avevi gestito la pagina Facebook della parrocchia con 10 fan, hai capito, e hai gestito solo quel progetto lì, io capisco che tu tecnicamente puoi anche essere in grado di farlo, ma non è detto che tu sia in grado, è la responsabilità, e ti sai prendere, insomma, il peso di dare una risposta quando la pagina ha altre entità. Cioè, capisci che non è la stessa cosa gestire la pagina di Emergency o di, non so, di Diesel, piuttosto che la pagina della parrocchia di Santa Maria Incoronata. Cioè, non è la stessa cosa. Serve c'è una capacità differente che può avere anche quello che ovviamente che segue un progetto piccolo, ma che sicuramente, capito, uno che ha già seguito un progetto grande, è preferibile, cioè io lo preferisco. E quindi questo è il primo aspetto, che molti di questi candidati non avevano queste caratteristiche. Un altro aspetto è che a volte qualcuno frega sul curriculum, no? Cioè ci scrive delle cose, bravissimo a fare questo, bravissimo a fare quell'altro, bravissimo a fare quest'altro, e io quando mi ritrovo di fronte alla persona, devo essere sincero, lo capisco subito se mi stai prendendo per i fondelli oppure se stai dicendo la verità. E quindi cosa faccio? Ti faccio delle domande tecniche, perché la maggior parte delle cose che ti chiedo le so fare, e quindi quello che ti chiedo, siccome lo so fare, capisco subito se mi stai prendendo per i fondelli e se mi vuoi, tra virgolette, fregare oppure no. E quindi ti chiedo le cose tecnicamente come si fanno, e mi devi rispondere esattamente come si devono fare. E se non mi rispondi nel modo in cui si devono fare, io te lo faccio notare. E quando lo facevo notare ad alcune persone, alcune stavano zitte e mi dicevano: guarda, effettivamente questa cosa qui non la so fare così bene, ok? Tra cui la persona che io speravo che venisse assunta mi ha detto così e non c'era nessun problema, e altre invece se la prendevano, dicevano: ah, ma questo non è il modo di fare un colloquio, tu non mi stai mettendo a mio agio, sbattevano alla porta, si prendevano, andavano su, non salutavano e via dicendo. Allora, capisci che quando stiamo parlando di lavorare in un ufficio, può capitare, e capita quasi sempre, che ci siano delle giornate in cui qualcuno cioè, non dovrebbe capitare, ma succede. A me è successo di vedere, di subire, insomma, diciamo, gli umori di quelli che erano i miei capi dell'epoca, e quindi, cioè, lo sai che a volte, perché qualcuno ha delle problematiche a casa sua, se le porta in ufficio. So che non dovrebbe capitare, ma capita, come ti dicevo. E quindi il tuo modo di gestire anche queste interviste mi fa capire se poi tu sei la persona adatta anche per stare in un ambiente. E quindi, nel momento in cui tu ti comporti così, come ti sei comportato, che magari ti prendi, ti sbatti la porta e te ne vai via, tu non solo non lavori più con questo cliente qua, ma non lavori più né con me. E poi, se io vedo ancora il tuo curriculum in giro, io farò di tutto perché tu non lavori con i miei clienti. Ok? Quindi questa è la prima cosa che sappi, che se è successo, e se stai guardando e ci conosciamo, sappi questa cosa. Detto ciò, selezioniamo una rosa di tre persone da questa, e di queste tre persone c'è un ragazzo che mi è piaciuto subito perché era bravo a scrivere, era bravo a gestire i social, sapeva usare la grafica, magari non aveva grandissima dimestichezza con l'e-commerce, ma nella mia teoria, ed è uno dei motivi di cui ti stavo dicendo prima, ed è il motivo per cui io la penso così, è perché l'ho vissuta in prima persona e perché vedo le persone
che stanno attorno a me, ok? Una cosa importante non è cosa tu sai fare a livello tecnico, ma com'è la tua capacità, il tuo carattere, la tua personalità. Perché mentre il carattere lo puoi anche modificare, ma è difficile, la personalità è quella, ok? E soprattutto invece le competenze tecniche, quelle le puoi cambiare, le puoi migliorare. Quindi mi preoccupa poco se tu sai usare Photoshop o non lo sai usare. Okay? Mi preoccupa di più se tu sei una testa calda e mi crei dei problemi in azienda. E quindi le persone che hanno sbattuto la porta sono persone che mi hanno fatto capire che caratterialmente o a livello di personalità non erano le persone adatte. Ma andiamo avanti. Quindi c'è questo ragazzo qua, sembrava perfetto, tuttavia cosa succede? Che lo chiamo e mi dice guarda, anzi già in fase di colloquio mi dice guarda che... Onestissima questa cosa, capito? Guarda che sono anche in ballo con un'altra società di cui io conoscevo il titolare e io quindi gli dico a questo ragazzo, guarda, questa società la conosco, il ragazzo in questione lo conosco, per cui se andrai a lavorare da Nicola, secondo me fai bene, non c'è nulla da dire. Se quello che vuoi fare è il lavoro di agenzia, va benissimo. Se invece quello che vuoi fare è un lavoro dove non sei in un'agenzia, ma sei in un'azienda, che per me per certi versi è anche meglio perché è meno stressante, allora ti dico, questo è un ottimo posto, le persone con cui andrai a lavorare sono stupende e ti troverai veramente bene. Però, per come è andata la cosa, lui ha scelto di andare da quell'altra parte, quindi buon per lui che è ancora lì e sono anche contenti. E quindi rimangono due persone, una tecnicamente molto preparata, con master, che aveva lavorato in una grande azienda italiana e che tecnicamente aveva un curriculum veramente fatto bene e che aveva risposto in maniera professionale sia dal punto di vista delle risposte delle domande tecniche che gli ho fatto, sia dal punto di vista della affabilità, ok? Quindi diversamente dalle altre figure di cui abbiamo parlato prima. E poi un'altra persona che era una ragazza giovane, madre di due bimbi. Il che è spesso il fatto di essere una donna impegnata, diciamolo, è sempre un motivo di problema per gli imprenditori italiani, ok? E che però aveva avuto due precedenti esperienze lavorative nel campo dell'e-commerce, ok? E che aveva abbandonato, cioè quindi si era licenziata perché la prima per passare alla seconda attività e la seconda attività perché poi dopo si sono avuti problemi finanziari e quindi è rimasta sostanzialmente a casa. E cosa ha fatto quando è rimasta a casa? Si è rimboccata le maniche, si è creata un gruppo Facebook e ha iniziato a vendere attraverso questo gruppo Facebook dei prodotti in affiliazione. Ok, allora secondo te, per il profilo che questa azienda stava cercando e non potendo scegliere il profilo A che mi era piaciuto moltissimo, io quale profilo potevo suggerire maggiormente? Ok, il profilo C, perché mi piaceva la determinazione di questa persona, la proattività di questa persona, mi piaceva come questa persona si poneva e gestiva le relazioni. Sapevo che magari tecnicamente doveva crescere anche, però doveva crescere anche quell'altra, tutti dobbiamo crescere, anch'io devo crescere, però hai capito, dal punto di vista del carattere e della sua proattività, è importantissima la proattività e è importante anche la velocità con cui tu acquisisci le cose, con cui le fai tue, con cui le riesci a rielaborare e le riesci a mettere in pratica, ok? Questa è una cosa che sul curriculum non c'è scritto, è una cosa questa che è importante se vuoi trovare la persona
la persona giusta per lavorare con te, perché è meglio avere una persona che è giusta come carattere e come personalità e che è brava ad apprendere, piuttosto che avere subito un mostro sul curriculum, ma che poi dopo ti dà una marea di problemi perché è difficile da gestire, perché è una prima donna o per altre motivazioni, e però poi non vuole imparare altre cose e via dicendo, ok? Quindi, a mio avviso, il terzo profilo era molto promettente. Tra l'altro, il secondo profilo non aveva dimostrato subito, era stato scelto il secondo profilo però. Però cosa è successo? Che quando gli hanno detto parti, puoi partire subito, ha detto ah, ci devo pensare. Okay? Quindi il secondo profilo, che era la preferenza del cliente, ha detto, aveva, non si era, non aveva dimostrato di essere subito disponibile. Okay? E quindi cosa succede? Che si va sul terzo profilo. Tutto bene, piace, sono tutti contenti, l'azienda che creava il sito era contenta, loro che il cliente era contento. A un certo punto, pochi giorni, neppure alla fine del primo mese, mi arriva una chiamata e mi dicono: guarda che la risorsa che hai selezionato si vuole licenziare. Ok? E cerchiamo di capire, facciamo una riunione perché nel frattempo c'era tutta l'attività della gestione dell'e-commerce, insomma, che stava andando avanti. E mi chiedono: guarda, devi trovare un'altra persona. Ma, sinceramente, io ho fatto quel lavoro lì in qualità di favore, capito? Non è il mio lavoro selezionare le persone, e poi non è che da un momento all'altro mi piombi in casa e mi dici adesso devi rifare una nuova selezione, quando non è neanche il mio lavoro. Non potevo farlo in quel momento perché stavo seguendo altri progetti, ok? Avevo altri contratti aperti con altri clienti, con il mio cliente non avevo un contratto di manutenzione, avevo semplicemente presentato un'azienda che poi ha sviluppato l'e-commerce e io avrei pensato alla pubblicità in un secondo momento facendo una proposta, ok? Che nel frattempo avevo fatto nel mentre che c'era questa ragazza qua lì. E quindi gli dico: guarda, non riesco a gestire questa cosa, mi attivo e quindi chiamo l'azienda dove questo ragazzo, la scelta A, era andato a lavorare e gli dico: senti, hai qualcuno che mi potresti consigliare? E mi dicono: guarda, no, non ho nessuno perché effettivamente in questo momento tutte le figure sono state un po' riempite. Quello che ti posso dire è noi lavoriamo molto bene con questa persona che era una delle risorse umane, chiamalo e vedi se può fare qualcosa per te. Allora io prendo questo nominativo, lo giro al cliente, gli spiego, il cliente mi sembra che avesse capito, lì per lì al telefono. E si conclude lì la cosa, dico: guarda, mi dispiace, non riesco a fare questa cosa. Però dopo qualche giorno, tanto quando provavo a chiamare il cliente non mi rispondeva mai il telefono, mi buttava giù. E poi dopo qualche giorno mi arriva una mail molto secca, dice: senti, dammi il testo che tu hai utilizzato per gli annunci su internet che facciamo noi. Quindi gli passo il testo e niente, e quindi passo il testo e loro iniziano a farsi la loro ricerca. Tra l'altro mi viene in mente che la proposta sulla parte pubblicitaria è stata fatta successivamente a quando è andata via questa ragazza. Quindi questo è stato un refuso, un errore nel ricostruire questa storia. E niente, quindi pare che abbiano subito trovato questa persona e vabbè, e io non sento più il cliente a un certo punto, quindi pensavo potesse avere qualche problema, io comunque stavo andando avanti con il mio lavoro e nel frattempo ho già fatto l'offerta per la parte pubblicitaria e fintanto che il mio partner, quello che stava realizzando il sito, mi dice: guarda che senti il cliente perché mi sembra di capire che ha dei problemi con te. Allora sento il cliente e mi dice: guarda, sì, ho dei problemi perché mi hai trovato la persona sbagliata, perché non mi hai seguito per questa cosa, non mi hai seguito per questa cosa, per tutta una serie di ragioni che adesso non sono dentro all'interno di questa storia, ma che
avrei anche lì molto, avrei anche lì voglia di andare a snocciolare, perché insomma il mio punto di vista ovviamente è diverso da quello suo. Ma parliamo ancora di questa parte della selezione, e quindi mi dice: hai scelto la persona sbagliata, ok? Mentre io mi dice: ho messo l'annuncio, è arrivata subito e ho trovato subito la persona giusta. Cosa ti vuoi che ti dica? Io ti ho fatto un lavoro, te l'ho fatto gratuitamente, te l'ho fatto in via di amicizia, non era di mia competenza. Ci ho impiegato 3 giorni, ho preso delle porte in faccia, ok? E ovviamente non è che, hai capito, la scelta l'ho fatta solo io, ti ho presentato delle persone e anche tu hai preso una decisione. Ma mi viene a dire che è la colpa mia, cioè dai la responsabilità, soprattutto dai la responsabilità che questa persona è stata a casa dal giorno alla notte e quindi non ha fatto il passaggio di consegne a me, che ho semplicemente scelto la persona sulla base di una selezione. Quando tu, che sei responsabile delle figure che lavorano nella tua azienda, non sai cosa fanno le persone all'interno della tua azienda e non sai quando finiscono i loro contratti. Cioè, devo essere io quello che è deputato a sapere, a gestire le tue risorse all'interno dell'azienda. Questo è quello che ci stiamo dicendo, ok? Quindi, questa cosa inizialmente mi è dispiaciuto perché aveva incrinato il rapporto umano con questa persona, ma via via, con il passare del tempo, mi ha infastidito. Okay? Adesso mi dà fastidio essere stato accusato di aver, tra virgolette, presentato la persona sbagliata, quando tra l'altro ho fatto soltanto qualcosa che mi si doveva dire: grazie tante per il tuo lavoro, per aver fatto tutto questo gratuitamente, per aver consumato le tue giornate di lavoro, per aver fatto in modo che il mio marchio, il mio brand non venisse esposto alla ricerca, ok? Invece no, mi è stato semplicemente tirato un pugno in faccia. Ecco, allora, quali sono le lezioni? Qual è la lezione che ho preso da questa storia? Innanzitutto che io mi occupo di consulenza, io sono qui per aiutare i clienti ad ottenere dei risultati attraverso internet, non sono qui per fare la ricerca del personale, quindi la ricerca del personale i clienti se la fanno loro, ok? Per prima cosa. La seconda cosa, nel caso proprio mi vengano dati dei curriculum da valutare, cosa che a mio avviso non serve a nulla valutare un curriculum perché potrebbe essere completamente falso, ok? E quindi io non posso andare a valutare il curriculum, ma se tra l'altro mi è stato detto: ah, ti avevo mandato questo curriculum, tu l'avevi scartato, ma io l'ho preso lo stesso ed è la persona giusta, ok? Cioè, non si fa così nella selezione: hai avuto culo, hai trovato la persona che reputi giusta, ben per te, mi fa piacere, ma hai capito, su un curriculum tu puoi raccontare vita, morte e miracoli che poi in realtà non sono le cose vere. Per cui se io quando devo fare una ricerca la faccio per me, non vado a rompere le scatole a nessuno, quindi la prossima volta i clienti se la fanno da soli perché non è il mio lavoro farla, ok? E il mio consiglio che ti do, anche tu, se puoi fare a meno di farla per gli altri, non farla, ma soprattutto se io ritengo che se devi cercare una persona, deve essere una persona che abbia le caratteristiche umane adatte e non tecniche. Quindi le competenze tecniche si possono imparare, a meno che non li stai, a meno che non hai bisogno di una persona che gestisca, hai capito, i rapporti con l'estero e si deve imparare tutte le lingue, perché ovviamente ci mette anni a farlo, ma se stiamo parlando di una figura junior, ok, le competenze un po' alla volta se le costruisce. Quello che difficilmente va a cambiare è come è il suo approccio alla vita, come è il suo approccio all'ambiente, come è la sua proattività e tutte queste cose qua. Spero che questo video possa essere testimonianza di chi mi conosce di questo evento, e soprattutto possa essere utile a chi deve fare la ricerca di capire cosa effettivamente deve andare a vedere. Ciao a tutti.